Con tanti mi conoscete, voi mi conoscete, mi chiamo Leia Parisi, sono cresciuta in Nicosia e mi occupo di cinema, cinematografica. È ormai qualche anno che sono in quest'ambito e ho avuto una grandissima fortuna. Forse è fortuna, dai, ero appena laureata ed ero andata in una scuola, un'accademia di cinema a Firenze, no? Dove ho chiesto, ma posso fare un corso di più specialistico per la regia? Io ero proprio appassionatissima. E quando hanno visto un po' gli studi, i lavori che avevo fatto già all'università, mi hanno detto, guarda, ho bisogno di un assistente regia. Piuttosto che farti il corso, entri come assistente, ovviamente non pagata come se fosse una scuola, però quello mi ha aperto un po' le porte. Quindi Firenze è stato l'inizio. Però il mio sogno da sempre era quello, cioè io dicevo sempre, io voglio imparare tanto, arricchirmi, però portare poi tutto questo, diciamo tutto quello che imparo nella mia terra. Perché l'amo tantissimo, infatti i primi lavori li ho fatti proprio in Sicilia e mi ispira tanto, cioè ogni volta che vado in giro guardo qualcosa. E sogno veramente di continuare qui, anche se è dura e tosta. Allora, siamo qui, non mi dilungo, perché? Perché un giorno mi chiama Passiano, io non lo conoscevo per nulla, perché era arrivato da poco, tra l'altro io qui ci sto poco, quindi vado, vengo, torno, e mi dice, ciao, io sono un seminarista e canto, mi piace cantare. E allora dico, beh, dimmi, vorrei fare un videoclip. Dice, ho studiato tutto di te, cioè sapevo tutto, cioè mi aveva guardato ogni cosa, ogni lavoro che avevo fatto, poi mi ero occupata anche di videoclip. E dice, guarda, a me piace perché tu racconti storie. E questo perché avviene? Perché la differenza tra un regista e un videomaker è che il regista tende a raccontare, tende a narrare, mentre il videomaker tende a far vedere delle belle immagini. Non c'è chi è bene e chi è male, attenzione. E questa è la differenza. Allora niente, ci imbarchiamo e mi dice, guarda, questo brano racconta dell'importanza di essere se stessi. Ah, ho detto, finalmente, che bello. E ho detto, sì, voglio farlo, anche se cioè, ci troviamo uno spazio e tentiamo di fare questo lavoro. E mi dice, voglio che tutti sappiano che Dio ci ama così come siamo. Che bello. E quando mi dice questa frase, qui mi emoziono un po', e uscivo da un momento particolare della mia vita, duro, pesante, e mi ha ridato speranza. E non potevo non farlo. Brava. Non potevo non farlo. E lui mi diceva, lui non vuole maschere, non vuole identità falsate. Ci vuole veri. E voglio che venga fuori tutto questo, perché molto spesso siamo veramente imbottigliati da conformismo, dalla società, dal mondo, no? Ma essere se stessi è proprio una vittoria e esplodere. E grazie. E esplodere. Scusate, devo dire perché ci vedo tanto in questa cosa. Perché se siamo nati così è perché ognuno di noi deve essere se stesso per poter portare a arricchire il mondo. Se ci conformiamo, perdiamo veramente la bellezza e tutto ciò che brilla. E allora l'ho ringraziato in un certo senso, perché è vero che quel lavoro è stato immenso. Abbiamo trovato, qua ci sono degli attori che hanno partecipato, vi saluto, e grazie di essere venuti. Poi c'è Alessandro che ci ha aiutato tantissimo, tutta la parte diciamo organizzativa. È un lavoro immenso, credetemi, voi vedrete 4 minuti di lavoro, ma là dietro c'è gente che portava legna a palate perché dovevamo fare questo fuoco, gente che si è messa a disposizione una giornata intera fuori con questi sacchi che ora vedrete, poverini, e poi gliel'abbiamo fatti togliere.
ho pensato a questa cosa qua, detto, iniziamo a raccontare delle persone proprio come se fossero detto un sacco, dove non si possono muovere, dove non possono quasi comunicare, dove sono tutti uguali. E piano piano questo deve liberarsi e deve dare spazio alle personalità di ognuno. Quindi abbiamo costruito dei personaggi dove c'è, vedrete, il rocchettaro, il figlio dei fiori, il barbone, l'elegante, cioè lo sportivo, i ragazzi dell'ACR, gli scout, cioè tante, i musulmani, esatto, c'è una famiglia musulmana vera, non costruita, che è stata con noi, e quella è stata la ricchezza più bella. E quello che riporto di quella giornata è proprio questa fratellanza. Ma proprio non nel videoclip, cioè nella verità, cioè noi non ci conoscevamo, ci siamo divertiti tutto il giorno a cantare, a conoscersi, poi sul set li facevo abbracciare, quindi questi che si conoscevano tra di loro, pensavo, è stato bellissimo. E stasera vedrete una cosa interessante, che ho detto a Rita, mi ha detto sì, fai, non vi preoccupo. Allora è successo questo. E questo è anche proprio per raccontare le diversità e la bellezza della diversità. Quando abbiamo finito le riprese e si va al montaggio, inizia la seconda regia di un lavoro, perché come lo monto, in base a come io faccio quel montaggio, racconto qualcosa, no? Quindi abbiamo deciso poi con Bastian di dare due linee, e queste due linee saranno diffuse tutte e due. Una è la linea danzante, cioè abbiamo dato spazio a tutto quello che è il movimento del corpo, l'energia, il richiamo proprio della natura, del danzare, ed è più una linea africana, diciamo così, mentre una linea più europea è quella più narrante, con la mia R proprio, narrante, cioè racconta quello che lui dice nel brano. Quindi ne vedrete uno più dettagliato, che proprio racconta i passaggi, e uno che si concentra sul ballo e sul movimento del corpo. Passo la parola a Bastian, basta.